Il Gran Premio Industria Artigianato è nato nel 1967 con il nome di Circuito di Larciano. Si trattava di una serie di criterium non ufficiali. Nel 1977 fu rinominato Gran Premio Industria Artigianato di Larciano e nel 1979 la corsa si cominciò a disputare in un unico giorno. La crescita della gara è stata graduale. Durante gli anni 90 e gli inizi del 2000, infatti, la corsa apparteneva alla categoria 1.2 e con la creazione dei circuiti continentali UCI fu elevata a categoria 1.1 per poi guadagnarsi la promozione a Pro Series proprio nel 2020. Dal 2016 la gara si spostò dalla sua collocazione tradizionale all'interno del calendario internazionale nel periodo di marzo, all'indomani delle strade bianche e tre giorni prima della partenza della Tirreno Adriatico, in modo da attirare i migliori atleti del panorama internazionale. L'albo d'oro del Gran Premio Industria e Commercio è ricco di nomi che hanno scritto pagine importanti della storia del ciclismo, da Moser a Saronni, da Gimondi a Faresin, che su questo traguardo nel 1997 conquistò il titolo di campione italiano, fino ad arrivare alla storia più recente, con i successi di Francesco Casagrande, Michele Bartoli, Vincenzo Nibali, Adam Yates, fino ad arrivare alla vittoria di Maximilian Schachmann un anno fa. La gara avrà come punto centrale la città di Larciano con il percorso che si svilupperà su due anelli ben distinti. Il primo, di 22 km e 300 metri, da ripetere 4 volte, privo di asperità significative. Il secondo, invece, da ripetere anch'esso 4 volte, si snoda sulla distanza di 27 km e mezzo e prevede le 4 ascese del Fornello per proseguire fino allo scollinamento sul San Baronto e la seguente discesa verso Lamporecchio. Subito dopo si raggiunge il rettilineo finale dove è posto lo striscione d'arrivo. Grazie al prezioso apporto di tutti gli sponsor e delle istituzioni, regalerà a tutti gli appassionati ancora una volta una giornata di grande ciclismo. Un saluto ai nostri telespettatori oramai di TVL Sport, canale 193, e di Toscana Sprint. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci stanno seguendo, perché già essere in diretta su TVL Sport è veramente è una grande soddisfazione, perché si sta parlando di un grande evento e quando si parla di grandi eventi si cerca di dare sempre tanta visibilità. Un grazie ancora, ripeto, a Toscana Sprint, perché siamo proprio in diretta, attenzione sui canali social Toscana Sprint e poi sempre quelli di Daniel Guidi. Oggi noi andremo a parlare, ho detto proprio prima, un grande evento, infatti sto parlando del 43esimo Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, signori e signori, gara professionistica, sicché si parla di veramente di Larciano, piccola realtà, attenzione, con un grande evento, sicché fondamentalmente io vorrei subito fare l'ingresso al primo ospite, infatti le telecamere, voglio proprio andare a prendere il presidente dell'Unione Ciclistica Larcianese, lui Gabriele Varignani. Buonasera a tutti e grazie di essere qui e per essere allestiti a questa splendida manifestazione, questa splendida presentazione. Ormai quest'anno, causa Covid, dobbiamo farla in streaming, pochi intimi, però tramite social, televisione, come diceva Daniel Guidi, di dare l'impulso e far capire questo grosso evento che si sta per sviluppare nella nostra cittadina di Larciano e Lamporecchio. Nei prossimi giorni, il 7 marzo, dove verranno in scena gli atleti. Perfetto, però ancora gli ospiti saranno tanti, andranno veramente a girare, ad alternarsi, sempre con rispettando tutte le procedure Covid e quant'altro, perché noi eravamo abituati a fare la presentazione in quello che era proprio il quartier generale di Larciano, subito tantissime persone, tanta festa, e però non si può fare quest'anno, però se voi non potete venire da Larciano, noi veniamo da voi, sicché infatti vorrei fare subito l'ingresso, le telecamere, che vada proprio a prendere il primo cittadino del comune di Larciano, Lisa Amidei. Buonasera a tutti, grazie Daniel, grazie a TVL, è un immenso onore essere qui e siamo tutti, diciamo, in attesa di questo Gran Premio. L'anno scorso purtroppo non c'è stata la gara a causa del Covid, però quest'anno tornerà sicuramente ancora meglio organizzato e in grande stile. Non finiscono qua, sempre si parla di sport, non poteva mancare l'assessore allo sport, Sandro Maglini, proprio assessore allo sport del comune di Larciano, ben arrivato.
Grazie, anche per me è un piacere essere qua a fare l'introduzione a questo gran premio che riparte dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. Sappiamo già che l'organizzazione sarà perfetta come tutti gli anni, perché l'Ucila Cianese e tutta l'organizzazione che ci sta dietro ormai è rodata e sanno quello che devono fare e come gestire anche questa pandemia, i problemi che ci sono ora. Lisa, io vorrei subito ritornare da te e ti chiedo veramente di parlare con il cuore, perché io dico sempre che gli eventi è preferibile sbagliare, come dico sempre io, un verbo, ma se fatto con il cuore viene sempre apprezzato. Io credo che il Gran Premio Industria dell'Artigianato di Larciano sia fatto con il cuore, e ti dico, cosa succede la notte prima del Gran Premio? Il primo cittadino dorme oppure un po' di tensione ce l'ha? Allora no, la notte prima non si dorme, perché si pensa, vediamo un po' se è tutto a puntino, se è stato fatto tutto nel migliore dei modi. Alla base però c'è veramente tanta professionalità da parte degli organizzatori, e quindi sicuramente l'evento sarà bello come sempre, perché diciamo che il Gran Premio fa parte del DNA dell'Arcianese, cioè è proprio dentro di noi. Io credo che si sta parlando poi in un evento inserito proprio nel calendario UCI Pro Series, sicché si sta parlando di un calendario di primo livello di gare professionistiche. Lisa, te ne sei resa conto di questa cosina qua oppure no? Perché quanti abitanti c'ha il comune di Larciano? Circa 6.400. Voi immaginate 6.400 persone attaccate al comune, poi che sarà anche di Lamporecchio, che poi avremo anche il nostro primo cittadino di Lamporecchio, Alessio Torregiani, che sommate, che poi ci diranno quanti abitanti ci hanno, vanno veramente a creare un evento all'avanguardia, perché si parla che il 7 marzo è la capitale del ciclismo, Lisa, è a Larciano. Sì, è vero. Quali saranno le disposizioni Covid? Perché si sta parlando di organizzare un appello, si potrebbe parlare tante cose, Lisa, però un appello che si deve fare alle persone. Voi come amministrazione cosa chiedete? Allora, stranamente sarà una gara senza pubblico, come richiesto anche da DPCM, quindi verrà in qualsiasi modo evitato che si creano assembramenti. Saranno presenti, e le ringrazio, anche tutte le forze dell'ordine, ci saranno tutte le associazioni in congedo, quindi carabinieri, e tutte anche il discorso dell'associazione di primo soccorso, ma quello sarà importante, ecco, sarà proprio evitare l'assembramento, soprattutto alla partenza e all'arrivo, perché sono i due punti, diciamo, il fulcro della manifestazione. Però quest'anno è importante che tutti capiscano che non ci si può assembrare, e quindi la corsa, per fortuna, si potrà vedere anche in televisione, e quindi ci sarà modo di partecipare comunque. Io vorrei andare un attimino a prendere da vicino l'assessore allo sport, proprio Sandro Magrini. Sandro, si sta parlando di un evento, quanto è importante lo sport legato veramente al comune di Larciano, al territorio, alla diffusione televisiva, perché Larciano e tutti i comuni limitrofi vanno veramente nel mondo, perché poi è questa la realtà. Sì, è fondamentale, per Larciano è fondamentale, perché un evento, come dicevi, che ha rilevanza mondiale a questo punto, perché essendo a quel livello di Pro Series ci saranno atleti di tutto il mondo e di altissimo livello, quindi porta il nome dei nostri posti di Larciano, ma anche di Lamporecchio, in giro per il mondo. Si sa benissimo, chi è andato un po' in giro per il mondo sa benissimo, che se parli di Larciano la prima cosa che viene in mente è il Gran Premio Industria Artigianato, la prima cosa che viene in mente è il ciclismo. Da noi ci sono passati tutti, oggi ci sono i campioni che conosciamo, ma da noi è passato Gimondi, è passato Motta, Merckx, tutti quelli che sono nel ricordo di quelli che hanno capelli bianchi come me, che però hanno fatto la storia del ciclismo. Quindi porta il nome di Larciano nel mondo, porta tanta gente a Larciano. Quest'anno purtroppo non sarà un vantaggio questo, perché le attività di Larciano non potranno usufruirne per tutti i problemi di, speriamo non chiusure, ma in questo momento sono anche chiuse oltretutto, però di assembramento, di presenza delle persone, eccetera eccetera. È fondamentale per Larciano, come sono fondamentali altri eventi che vengono fatti e che hanno altrettanta risonanza. Mi viene in mente per esempio il rally, che anche quello è un evento di livello nazionale, però per le piccole realtà come le nostre, che non hanno un museo degli Uffizi da offrire, il fatto che
ci sia, diciamo così, il pretesto di vedere la corsa per andare all'Arciano e magari vedere il castello, vedere il padule, vedere quello che c'è intorno, è sicuramente un grandissimo vantaggio. Noi ringraziamo veramente già l'amministrazione del Comune di Arciano, però voglio spiegare, noi abbiamo tempi limitati perché siamo proprio in una diretta televisiva e io già colgo l'occasione per ringraziare il nostro primo cittadino, Lisa Midea, e il nostro assessore allo sport, Sandro Magrini, per la vostra oramai partecipazione in questa piccola diretta. Attenzione, ma il bello ci sarà il 7 marzo, ok? Grazie, grazie di cuore. Subito io andrei a fare una domanda con Gabriele. Gabriele, io ho detto il presidente dell'Unione Ciclistica Larcianese, Gabriele Varignani, neo presidente, perché giustamente avete fatto un passaggio di consegno con Alcide Falasca. Gabriele, ma com'è nata l'idea veramente di andarti a candidare presidente? L'idea è nata sotto un'esigenza, perché Alcide Falasca voleva lasciare e di conseguenza dovevamo andare a cercare un nuovo presidente. Grazie all'aiuto prima del primo cittadino abbiamo cercato, valutato, e poi dopo una riflessione di notti insonni ho deciso di prendere la palla al balzo. Perché? Perché il ciclismo mi piace, perché come sai bene sono nel ciclismo, e ho detto perché no, rinnovare, volevo creare un gruppo che di volersi tutti bene, di crescere, di far portare l'Arciano al centro del mondo, perché l'Arciano 43esimo Gran Premio Industria Artigianato non è solo i professionisti, ma sarà un evento collaterale a 365 giorni l'anno, perché ci saranno delle sorprese, non solo quest'anno causa Covid, grosso sforzo, però lavoriamo per il 2022. Per il 2022 andiamo a lavorare, per ora quest'anno ci stiamo sforzando tanto e ci sono delle grosse sorprese. Gabriele, mi viene una domanda spontanea, perché qui eri da dirigente, attenzione, no? Perché sei sempre stato come dirigente dell'Unione Ciclistica Arcianese, ma pensare che te ora sarai il patron dell'Unione Ciclistica Arcianese, sarai il patron di questo 43esimo Gran Premio di Arciano, quanto pesa questa cosa, Gabriele? Pesa molto, perché vedendo queste immagini io ero molto distaccato, vedendole ora mi vengono i brividi, perché è una grossa responsabilità, perché ciò che andiamo a creare con i miei amici, perché io li chiamo amici, e andiamo a creare qualcosa di bello che ci rende unici nel mondo, e un grazie va a tutti coloro che fino adesso mi stanno dando una mano e mi sopportano perché li sto massacrando dal primo all'ultimo, perché questo Covid ci sta veramente mettendo alla prova. Siamo quasi addirittura d'arrivo, le cose stanno evolvendo per il meglio, fortunatamente, grazie al primo cittadino di Larciano, il sindaco di Lampurecchio, che si stanno adoperando anche per tutte le varie sfumature che ci sono dietro, che non tutti vedono, però riusciremo a fare qualcosa di bello. Avete visto proprio che oltre ad essere presidente è anche un buon presentatore, perché proprio mi ha lanciato proprio la volata, si può dire, per rimanere in senso ciclistico, perché ci ha proprio raggiunto il primo cittadino del comune di Lampurecchio, Alessio Torrigiani, ben arrivato. Buonasera a tutti, grazie al neo presidente, grazie Daniel, grazie a TVL per questa ennesima opportunità, insomma, di presentare il Gran Premio di Industria Artigianato dell'Arciano. Grazie. Alessio, vorrei subito partire da te. Io parlavo prima con Lisa Midea, il primo cittadino di Arciano, dove dicevo sono due comuni. Quanti abitanti c'ha Lampurecchio, Alessio? 7.500. Cioè la somma dei due abitanti, dei due comuni, si può dire è un comune, fra parentesi, medio, no? Ma quanto è importante veramente, quanto senso di imprenditoriale c'è in questi due comuni per far sì poi di andare a realizzare un evento del genere, Alessio?
Beh, è fondamentale la partecipazione, la professionalità del gruppo dell'UCI Lercianesi, che oramai è collaudato, rodato, che quest'anno si rinnova nella presidenza, ma insomma un presidente che viene dal gruppo dirigente, per cui a loro il merito, insomma, di questa organizzazione va data assolutamente a loro, a tutti i collaboratori dell'UCI Lercianesi, soprattutto da sottolineare l'importanza ovviamente degli sponsor, perché altrimenti queste iniziative non le potremmo organizzare, e per cui insomma i complimenti devono essere fatti assolutamente a loro. Noi come amministrazione, la mia, insomma quella che rappresento, quella di Lamporecchio, ma lo stesso quella di Lerciano, facciamo diciamo l'impossibile considerando le nostre dimensioni, ma insomma cerchiamo di fare del nostro meglio per sostenere questa manifestazione. Alessio, non è un caso, guarda le immagini, siamo oramai nel tuo territorio, si può dire, nel comune di Lamporecchio. Si parla tanto di sviluppo del territorio, attenzione, con un mezzo più storico, no, che è la bicicletta. Oramai tante amministrazioni stanno veramente andando verso usare il mezzo più storico per andare a valorizzare il territorio, il turismo e quant'altro. Lamporecchio non vuole rimanere indietro, noi siamo una terra di corsaioli, perché se si va su San Baronto, che ora ci sono proprio le immagini che si sta proprio vedendo, che c'è pieno di atleti che si divertono a pedalare, no? Veramente il ciclismo, quando è terra toscana, terra di Lamporecchio, di Lacciano, ma è tanto cuore dei nostri cittadini. Ma sì, assolutamente, le nostre strade sono quotidianamente percorse da ciclisti amatoriali, ma non solo, insomma le corse che si snodano, che passano, che transitano nei nostri territori sono veramente tante. Questa ovviamente, come ricordava il sindaco e l'assessore di Lerciano, ha un'importanza anche per il nostro territorio veramente grande, considerando appunto il riscontro internazionale oramai che questa corsa ha raggiunto. Noi soprattutto, che siamo un territorio a vocazione turistica, per noi ovviamente è un'occasione assolutamente da non perdere, per promuovere, per far vedere attraverso le immagini televisive il nostro bellissimo territorio, che tutti gli anni vede insomma ospitare tantissimi turisti che vengono da qualsiasi parte del mondo. Alessio, si parla, con questa ti voglio chiudere, perché ti voglio lasciare un po' con Sassolino un po' pesante in tasca, perché almeno si mette un po' di pepe su queste dirette, perché chi ci segue voglio che sia bello sveglio, attivo, anzi poi commentate sulle dirette, poi si rivedranno in seguito, almeno se si sbaglia qualcosina, poi la prossima diretta noi ci riaggiusteremo. Alessio, si parla tanto di un problema attuale, Covid, la ripartenza nello sport, no? Attenzione, perché il sociale poi credo che sia un problema, come te mi dicevi prima, a fine di questa pandemia sarà un vero problema da affrontare e cercare veramente di reintegrare tante persone. Come si deve fare per partire? Sì, come ho avuto modo, insomma, di le nostre chiacchiere pre-trasmissione, noi dobbiamo fare tutti, ci dobbiamo mettere del nostro per cercare di dare un contributo importante e consentire allo sport di ripartire, perché il post-Covid ci lascerà tante macerie, soprattutto considerando in ambito sociale, rispetto al disagio, soprattutto al disagio sociale che questa pandemia sta creando e quindi che lascerà al dopo. E lo sport è un elemento fondamentale per combattere, per contrastare, per dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri giovani che stanno soffrendo tantissimo in questo momento, di poter appunto fare attività, ripartire, avere un obiettivo da seguire, uno sport da praticare e giornate impegnate negli allenamenti o anche semplicemente a seguirlo da spettatori. Ma lo sport sarà fondamentale nel post pandemia per combattere il disagio che purtroppo sarà grande. Alessio, noi ti ringraziamo veramente per il tuo supporto e ti diamo appuntamento al 7 marzo, perché non si può scappare. Non mancherò, grazie di nuovo a tutti. Gabriele, ritorno su di te, perché subito voi dovete sapere che Gabriele Varignani è il nono presidente, se non sbaglio Gabriele, della storia dell'Unione Ciclistica Larcianese. Un nono presidente, però attenzione, con un grande compito, perché si parlava di Covid e è la prima edizione nelle 43, giusto? 43. 43 edizioni che si stanno per svolgere ora, la 43esima che si deve svolgere in piena pandemia. Gabriele. In piena pandemia, sì, hai detto proprio bene. Nel 2020, a pochi giorni dalla 43esima edizione, hanno bloccato il tutto. Ci siamo ritrovati una tegola da
da rimettere in campo la macchina organizzativa. Quest'anno la macchina organizzativa si è, ha ripreso in mano la situazione, come ha ripreso in mano la Larcianese, come sa fare, dove ci sono i grossi problemi la Larcianese esce fuori. Insieme all'organizzazione del GS Emilia abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo già messo in campo tutti i protocolli UCI, Covid, dove prevedono le varie zone, zona gialla, zona verde. Proprio oggi eravamo con il GS Emilia a fare un sopralluogo per posizionare le varie zone e cercare in modo e maniera di non andare a perdere niente di quello che sarà la sicurezza innanzitutto degli atleti e di tutti gli addetti ai lavori. Quel giorno sarà uno sforzo immane per l'UC Larcianese, per il GS Emilia e per chi collaborerà con noi. Collaboreranno con noi le forze dell'ordine, come diceva prima il primo cittadino, Carabinieri Congedo, Croce Rossa e tantissimi volontari che sono già hanno già avuto i tamponi, sono già stati oppure vaccinati, come i signori della Croce Rossa, della Pubblica Assistenza di Larciano, che hanno dato i propri locali per adibirla ad antidoping, e poi tutto il protocollo che ci porterà dalla sera, dal pomeriggio del sabato fino alle 16, nell'arrivo del vincitore del 43esimo Gran Premio Industria Artigianato, uno sforzo immane. Ringrazio coloro che tuttora hanno collaborato e stanno collaborando ancora, perché questo finirà soltanto alle 16 di quel giorno lì e lo sforzo ci ripagherà di una bella manifestazione, come diceva per esempio il primo cittadino che andremo, avremo la fortuna di vedere sugli diretta Rai, avremo la diretta Rai, non è da poco per una gara come la nostra, e niente, andiamo avanti, vediamo le bombe che usciranno quel giorno. Come dicevo in apertura, il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano è formato veramente da dirigenti, da sponsor, ma anche da enti politici, attenzione, ma anche amici. Io infatti proprio voglio andare a introdurre il nostro prossimo ospite, che è il presidente onorario della Federazione Ciclistica Comitato Provinciale di Pistoia, Luciano Talini. Grazie, grazie dell'invito. Grazie, grazie dell'invito al, ai nuovi dirigenti dell'UC Larcianese, e porto il saluto da parte del presidente provinciale Beferucci, che non è stato potuto, non per volontà, ma è impegnato alle elezioni nazionali a Roma. Pertanto sono stato io a, vengo io a rappresentare il comitato provinciale. Talini, da te voglio due punti di vista, perché ci sono gli occhi da federale, perché hai dato tanto al ciclismo con gli occhi da federale, attenzione e tanto cuore, ma poi ci sono anche gli occhi ora da un presidente onorario in uscita, no? Dove ora ti stai un po' assaporando quello che te sei riuscito a costruire, hai lottato tanto per arrivare a un certo punto. E parlando con i ragazzi dell'Unione Ciclistica Larcianese mi dicono: Talini, Luciano è un amico del Gran Premio. Ma cos'è questo Gran Premio? Toccamelo dal vivo, da un punto di vista dell'importanza della Federazione Ciclistica Italiana e da un punto di vista però di un appassionato del ciclismo. Per quanto riguarda la Federazione Ciclistica come comitato provinciale, per noi l'Arciano, che è il fiore all'occhiello per la categoria professionisti, con la quale è un punto di riferimento e di pubblicità per il nostro sport, perché quel giorno lì, a parte quest'anno che purtroppo con questo Covid, maledetto Covid diciamo così, che non ci sarà la possibilità di far vedere sugli arrivo a questi giovani, ai bambini che già frequentano lo sport e coloro che vanno a vedere la manifestazione con i propri genitori, con i nonni, con chi, affinché questo sport sia pubblicizzato. Questa è una grande pubblicità per il ciclismo. Questo per quanto riguarda la Federazione Ciclistica, perché è un punto di riferimento il Larciano. Se si parla con chiunque della zona e fuori zona, anche tutta la Toscana, sono tutti interessati, erano interessati
prima andare sul San Baronto o sul Fornello e poi presentarsi all'arrivo per vedere la volata finale. Per quanto riguarda dall'esterno, la mia persona, io sono un amico perché ormai i presidenti della Larcianese è dal, mi sembra se non erro, dal 68 che da giudice ero come giudice nell'anno 68 nel criterium degli assi, che allora veniva organizzato quel circuito famoso lì di Larciano. E da lì è nato ogni giorno sempre di più. Questa gara è arrivata ora al top, perché più di così penso che non ci si possa arrivare. Siamo arrivati a una gara internazionale ad alto livello, insomma, una delle più quotate. Io sono 22 anni da presidente e 8 anni da consigliere che ogni anno mi presenta alla presentazione del Gran Premio di Larciano. Sono stato sempre presente perché, tra l'altro, non è solo per conto della federazione, perché l'incarico che avevo, ma era solo per l'amicizia, perché Larciano, insomma, come vai a Larciano? Io avevo anche dei parenti, che c'avevo il vigile urbano di Larciano, che era mio cugino, sicché avevo anche una cosa personale da andare, lo scopo di andare a Larciano a vedere questa manifestazione. Io dico che sono tutti amici, veramente, veramente amici. Amici noi, amici quest'anno che li organizza, pertanto è un complesso d'amici che si fa, è tutto un connubio che si è fatto. Io dico solo una cosa, al nuovo gruppo mi sembra che abbiano delle buone intenzioni, il comitato provinciale si dà ad operando affinché di organizzare quella sfilata davanti, se è possibile. Abbiamo già contattato le società della provincia con gli atleti, con due atleti per società che hanno aderito tutte ad essere presenti quel giorno. Se è possibile, saranno presenti. Noi ringraziamo Luciano Talini, ma subito vorremmo anche portare anche i saluti di Saverio Metti, perché come diceva prima Luciano Talini, proprio a Roma domani ci sarà proprio l'elezione per quanto riguarda il presidente della Federazione Ciclista Italiana, proprio nazionale. E con questo noi porgiamo i nostri saluti a Renato Di Rocco, perché Renato Di Rocco è un presidente ma è un amico, e sicché noi di TVL Sport, di Toscana Sprint e Daniel Guidi veramente vogliamo congratularsi e fargli i complimenti per quello che ha fatto, perché è il suo ultimo giorno da presidente, perché domani ci sarà le votazioni. Sicché un saluto anche a Renato Di Rocco. Gabriele, ritorno su di te perché spesso sento parlare di sociale, no? Io spesso sento parlare che il Gran Premio dell'industria e dell'artigianato di Larciano deve essere un qualcosa che deve andare a incrementare i giovani, stai chiamando te un cambiamento, sei il nono presidente, poi noi faremo anche la carrellata di tutti i presidenti, perché è stato un passaggio, un po' di consegne che sta portando questo Gran Premio a chissà, a un prodotto poi innovativo di quello che probabilmente vuole l'economia oggi, giusto, perché l'economia sta cambiando. Stanno cambiando i tempi, stanno cambiando tutto, sto cercando di cambiare qualcosa, hai detto bene, il sociale, perché il sociale non è cambiare, è rassodare, ampliare quello che hanno fatto già i presidenti che venivano prima di me. Già Larciano, come sai, il 31 luglio farà una gara dei giovanissimi, e già questo va sul sociale, giovanissimi, giovani, coloro che saranno il futuro del ciclismo. Volevamo fare tante cose, ma questo 2021 con questo Covid un attimino ci sta bloccando. Stiamo lavorando per il 2022, perché quello che sarà i giovani, quello che sarà tutto quello che sarà di conseguenza al 43esimo Gran Premio Industria Artigianato. Il Gran Premio Industria sarà lo spettacolo. Quello che si vuol creare col nostro gruppo è lo spettacolo dentro lo spettacolo. Lo spettacolo lo fanno i corridori. La Larcianese farà lo spettacolo con i giovani, con il sociale, modo e maniera da rendere più opportuno la gara, più interessante.
Guarda, io subito nello studio porto già i saluti al nostro prossimo ospite, signori, e chapeau, perché ospite nulla giustamente per lavare gli altri, ma qui siamo veramente a un signor ospite, perché abbiamo il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, già è arrivato proprio con noi qua negli studi. Buonasera soprattutto agli ascoltatori, ma naturalmente a tutti voi, perché avete avuto la capacità anche con questa trasmissione di presentare quella manifestazione a cui io cerco di essere sempre presente, solitamente nel palazzo comunale di Larciano, comunque nella struttura che è adiacente adesso, perché questa è una manifestazione aggiunta alla 43esima edizione che costituisce, diciamo, un punto di riferimento della proiezione della Toscana nel mondo ciclistico a livello internazionale. Questa è una manifestazione che è riuscita a mantenersi nel tempo, a differenza di altre. Io penso ad esempio con sostanzialmente lo stesso nome, industria, commercio, artigianato, vi era Prato una manifestazione che poi si è un po' dispersa, ma la Toscana è un luogo di grandi iniziative legate al ciclismo, e quindi quando vediamo che questa riesce anche con difficoltà quali quelle legate al Covid a svolgersi il prossimo 21 di marzo, chapeau, noi siamo vicini e lo abbiamo fatto come Regione Toscana anche quest'anno, collaborando e dando il nostro piccolissimo contributo, ma comunque evidente dell'interesse che vi è. Ieri vi era, anzi l'altro, vi era a Sesto Fiorentino la commemorazione di Alfredo Martini. A me ha fatto piacere rivederlo qui in questo bellissimo studio con il suo volto, così come io sono molto legato a quella figura che la provincia di Pistoia ci regala, pur fiorentino di nascita, che era il nostro Ballerini, e anche qui lo vedo in Merci Roubaix. Quindi vi è anche in questi segni il senso di una tradizione del ciclismo che attraverso questa manifestazione riesce a rinnovarsi ogni anno e non la ferma nemmeno il Covid. E quindi al nuovo presidente dico davvero di cuore grazie, perché il viverla, il farla è qualcosa che illustra la Toscana, perché io ci tengo tantissimo a rivendicare la Toscana come terra di ciclismo, appunto i suoi Martini che l'altro avrebbe compiuto 100 anni, i vari Bartali che illustriamo sempre, anzi il prossimo 5 di maggio ricorderemo il momento in cui egli ci ha lasciato, ma contemporaneamente i Nencini, ecco, è stato bello davanti al ricordo dei 100 anni del compleanno di Martini vedere Saronni, Fondriest, tanti ciclisti, Cipollini, che Bettini, che in qualche modo sentono che il richiamo della Toscana per il ciclismo è così forte da volersi in qualche modo essere presente a quelle che sono iniziative che, come vediamo oggi, illustrano quello che è l'amore della nostra terra per le due ruote. Io vorrei prendere l'occasione anche per portare i saluti al consigliere regionale della Toscana Marco Nicolai, perché per un imprevisto non è potuto essere qui con noi, ma Marco so che ci sta seguendo la diretta, sicché si saluta in diretta. Presidente, io vorrei fargli due domande, un po' una forma egoistica, però ci vogliono, perché il tema è questo. Il governo Draghi mi dice che giustamente ha deciso che non c'è un ministro legato allo sport. Questa cosa qui potrebbe essere una valenza negativa legata allo sport, oppure secondo lei è per una ripartenza futura? E poi se ci dice qualcosa sui vaccini, proprio per dire, per un piccolo riassunto, proprio perché sono domande. Voi sapete quanto io sia legato allo sport, ho voluto tenere la delega, non l'ho data ad assessori, perché quando ora riparte lo sport lo voglio seguire in prima persona e voglio davvero dare un contributo della Regione Toscana alla ripartenza dello sport. L'anno scorso il bilancio era di 3 milioni e 3 per lo sport, nell'approvazione che abbiamo fatto del bilancio di previsione del dicembre ho messo 10 milioni, quindi ho triplicato i contributi dello sport, ci tengo in modo particolare. Quindi da uomo di sport che esaurisce fra poche settimane il ruolo di consigliere nazionale del CONI, perché io sono in questo momento nel Consiglio nazionale del CONI, ora col rinnovo del presidente ho deciso di non ricandidarmi perché sono troppo impegnato con la Regione Toscana, ma ho fatto queste premesse per dirvi che
Sinceramente a me non interessa se un governo esprime il ministro o il sottosegretario allo sport, l'importante sia buono questa persona, l'importante sia una persona che ci capisce di sport, perché non voglio fare riferimenti a persone, ma da quando abbiamo inventato questa divaricazione fra il CONI e sport e salute, e questo è avvenuto con la legge finanziaria di qualche anno fa, che di 3 anni fa, abbiamo fatto un disastro, perché mentre la realtà del nostro paese, l'Italia, aveva un modello originale che ci veniva invidiato da tutti, perché nel CONI, il Comitato Olimpico, si raffiguravano tutti e tutte le risorse, e era il CONI a mettere intorno a un tavolo in quel Consiglio Nazionale le varie federazioni e a trovare un equilibrio fra di loro per le risorse da destinare, per i metodi di perfezionamento con cui formare i propri dirigenti, per le modalità con cui preparare gli atleti alle Olimpiadi, per i luoghi dove prepararli. Ecco che mettere a questo punto due soggetti, una presunta fondazione che gestisce i soldi delle federazioni e un CONI limitato solo alla preparazione degli atleti olimpici, noi perderemo tanta capacità di promozione a livello di base. Quindi che sia un ministro, un sottosegretario, ritengo che ha un compito davanti, riportare ad unità il governo dello sport e avere la capacità di valorizzarlo per quello che è nella realtà delle nostre comunità, questa dimensione, quella dello sport, che ha un ruolo centrale, non secondario, ha un ruolo di formazione di giovani, ha un ruolo di rafforzare l'identità dei luoghi, ha un ruolo di valorizzare tante energie che attraverso il volontariato in realtà consentono al nostro paese di poter creare le condizioni di unione nelle comunità all'interno e con gli eventi sportivi, le squadre, la promozione dello sport fra i bambini. Perfetto, noi ringraziamo veramente il Presidente. Gabriele, io veramente vorrei passarti un attimino la parola per portare i saluti alla Regione Toscana, tra cui anche che è partner del Gran Premio Industria Artigianato di Lacciano. Per me oggi è un onore qui avere Eugenio qui con noi e soprattutto il grosso apporto che ci danno con, soltanto con le istituzioni, con quello e la presenza da avere lui qui con noi oggi a me mi ripaga delle notti insonni che ultimamente non passiamo, causa Covid, causa organizzazione. Ringrazio a nome della Larcianese e di tutti i miei collaboratori del suo apporto, sia per oggi che per tutto l'impegno che ci ha dato per l'organizzazione fondamentale del 43esimo Gran Premio Industria Artigianato e soprattutto l'aspetto 7. Sicuramente ci sarò e io ringrazio voi perché con in pieno Covid organizzare una manifestazione di questo genere non è da tutti e denota quanto a Larciano non il ciclismo ma i valori più belli e autentici dello sport siano di casa. Mi chiedevi prima dei vaccini, è la mia principale preoccupazione in questo momento, vaccini, 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 siamo a 240.000 in Toscana oggi, speriamo di farne, noi siamo in grado di farne quanti ce ne mandano e quanto ce ne mandano sono somministrati perché è l'unico vero argine verso il Covid-19. L'altro vero argine è la forza, l'entusiasmo, la passione con cui anche attraverso questi eventi si dà coraggio alla nostra popolazione. Per questo grazie. Presidente, noi la ringraziamo e vorrei andare subito sull'obiettivo su Gabriele. Gabriele, si sta parlando oramai di aumentare il livello, qui siamo andati oramai dal 2020 se non sbaglio nel calendario UCI Pro Series, qui siamo veramente a un livello talmente alto dove dico sempre migliorare quanto sia difficile, no? Poi noi andremo ora più sull'organizzazione più sul tecnico, ma quanto si può migliorare ancora questo evento, Gabriele? Migliorare è dura migliorare, però iniziamo a cercare di fare come hanno fatto i miei predecessori, coloro che mi hanno preceduto, poi pian pianino, camminando, cerchiamo di andare a migliorare quelle sfumature che ci possono essere nel Gran Premio, migliorare, vedere dove si può andare a fare qualcosa di diverso, qualcosa di più interessante. Naturalmente qualcosa di diverso sempre con la supervisione del mio amico, ormai lo chiamo amico, Adriano, del GS Emilia, dove abbiamo un legame che negli ultimi anni ci sta dando un aiuto
a livello organizzativo nella parte tecnica. Ci sentiamo barra due, tre volte al giorno, è diventata la mia fidanzata. Guarda, diciamo, ti voglio interrompere subito a me le telecamere, perché siccome oramai ci siamo, me l'ha introdotto, mi sta rubando. Voi dovete sapere, io tutti i dirigenti dell'Ucila, ce ne si domanda, Gabriele deve fare il presidente e non deve fare il presentatore, mi sta rubando il lavoro. Infatti sono a introdurre il presidente responsabile del gruppo sportivo Emilia, nonché parte organizzativo del Gran Premio di Lacciano, lui proprio è arrivato, Adriano Amici, buonasera. Buonasera a tutti, grazie dell'accoglienza. Adriano, io avevo proprio lanciato questa domanda, no? Una domanda di dire quanto si può migliorare questo Gran Premio, veramente difficile, siamo arrivati nel calendario dove conta, no? Perché nel 2020 siamo arrivati nel ciclismo che conta, nelle manifestazioni, quelle toppe, ma quanto si può migliorare tecnicamente? Ormai non gli voglio dire che ha qualche anno di esperienza, però glielo devo dire, perché quanti anni è che è dietro il ciclismo? Io che sono nel ciclismo da quando sono nato fondamentalmente, a livello organizzativo posso dire che ho cominciato per passione, poi ne ho fatto della mia passione, ne ho fatto un lavoro, ho cominciato nell'80 con i circuiti, soprattutto nell'83 fino all'89 con il criterio degli assi Giardini Margherita, che secondo me era la Sanremo dei circuiti allora, e poi dopo con il Giro delle Miglia e via, con tutte le corse poi che siamo andati a fare, la passione mi ha trainato in un lavoro, ed è molto difficile, però è anche molto bello quando vedi che le cose riescono. Amici, ma andiamo un po' sulla storia, perché qui si è parlato di nove presidenti con Gabriele, si sta parlando poi di tanti amici di Lacciano, si sta parlando anche di un amico, Baronti, no? L'azienda Neri Sottoli, dove puntualmente so che vi sentite di qua di là. Ma abbiamo gli orari. Cioè, l'orario delle 21.30 quando suona è Giuliano Baronti, tutte le sere. Ma lei a Lacciano come ci è finito? Cioè, nel senso, chi l'ha chiamata per la prima volta? Perché il bello è questo, no? Di dire come è iniziato. A parte che come ci sono finito arrivando secondo, quando ancora la corsa era dei dilettanti. E mi ha dato fastidio quel secondo posto, perché chi ha vinto, dell'Ignis allora, e c'era l'Ignis dilettantistica, si sono presi per la maglia facendo un po' come fanno in pista, no? Che si danno il cambio. Ci sono finito a livello come sportivo, poi a livello organizzativo è cominciata ufficialmente quando la Fiat lasciò le vetture, lasciò il ciclismo per motivi legati un po' a Pantani, un po' a Cipollini, che vincendo il Giro di Francia e lui e l'altro vincendo i campionati del mondo hanno scelto di usare delle altre vetture, Citroën e Renault, e lì la Fiat decise di ritirare le flotte. E io ho acquistato tutte le macchine che servivano per poter fare questo tipo di servizi, e da lì è cominciata fondamentalmente la collaborazione con il presidente, con Bruno Ferrali, che è stata una collaborazione molto positiva. Abbiamo portato avanti assieme in Lega dei concetti molto evolutivi per il tempo che era, però abbiamo portato avanti delle cose molto importanti, e da allora che si è cominciato, sono già ormai 16 anni che si collabora con l'Arciano, prima con un discorso collaborativo affittando le nostre vetture già tutte attrezzate per le corse, poi successivamente invece con l'evento di mi sembra di Borgioli, giusto dico bene, sì, col presidente, poi con Giuliano Baronti si è intensificata la collaborazione. E con grande soddisfazione e orgoglio posso dire di aver trovato ulteriori amici molto importanti e consolidato un rapporto con l'arcenese veramente significativo. Adriano, sicuramente se gli faccio questa domanda, se lo sarebbe mai immaginato, no, di organizzare eventi in questa situazione, io parlo del Covid, lei mi risponderebbe di no. E questo sarebbe scontato, però io voglio rifare un'altra domanda e vi dico, oramai qualche anno di esperienza ce l'ha sulle spalle, e come dico sempre io, la scelta tante volte nel momento giusto ti porta a poter vincere una corsa, ma ti porta veramente a far bene anche nel ciclismo per gli organizzatori e tutto il contorno. Come sarà il ciclismo nel prossimo decennio? È veramente, lo so che è un qualcosa di difficile poterlo pensare, però
No, si può pensare, quello che mi preoccupa è sentire il nuovo presidente Gabriele, che avrà delle evoluzioni, speriamo che sia, mi fai paura quando parli così, perché io pensavo di aver già portato delle cose importanti, ma sentendo che si ha delle evoluzioni, ma il ciclismo in generale credo che stia soffrendo per tante regole che hanno che ci hanno dato l'UCI da poter fare, giustamente saranno, ma giustamente quelle che sono per la sicurezza, e qui condivido pienamente il discorso. Il fatto però di fare le corse d'élite e trascurare le altre, e questo qui voler fare del ciclismo la Formula 1, credo che per adesso sia molto improbabile, salvo che non si trovano tanti soldi anche da parte, diciamo, italiana, che come si può vedere sono alcuni anni che delle squadre pro tour non ci sono, sono soltanto l'estero e, diciamo, l'Australia, diciamo, soprattutto l'Inghilterra, diciamo, quei gruppi che possono contare su 23-24 milioni di euro da poter spendere. Eccoci, Verbruggen impostò allora questo ragionamento di voler fare del ciclismo come la Formula 1. Probabilmente avverrà, però stiamo attenti, perché perdiamo poi quelle che sono le tradizioni, quelle nostre italiane, quelle le tradizioni che ancora ci coinvolgono, che c'è del sentimento, non c'è soltanto il discorso del business. Adriano, in tanti si staranno domandando i team alla partenza. Chi ci sarà? Qualche team si possono dire? Non so. Ma sì, si può dire, i team ci saranno. Cosa vogliamo dire? A parte che la corsa di Varciano non avrebbe bisogno di avere un traino come altre corse per poter avere, perché vive già di luce riflessa propria. Quest'anno, con le difficoltà che ci sono state, che ci sono col Covid, che tante corse non si sono potute fare, e ovviamente stanno cercando i corridori invece le squadre di correre, quest'anno sì, possiamo dire di avere 9 team pro tour e tanti professional che sono quelli internazionali, oltre ai nostri 4 che li conosciamo, l'Androni, la Euro, la Vini, Zabu. E la Bardiani, yeah. Queste sono le nostre 4 che sono fisse, in più abbiamo tante corse straniere, professional importanti, e non trascuro qui subisco anche tante polemiche. Io 8-9 anni fa ho sposato il discorso dei giovani, delle continentali. Mi sono prefissato di far gareggiare le corse continentali dei giovani, perché se io avessi dovuto correre perché andavo forte, io non avrei mai corso. E allora bisogna aiutare questi giovani per poter crescere, per potersi fare un'esperienza nelle gare importanti, non nei dilettanti. E questo è lo sbaglio, probabilmente ritengo io sbaglio, e poi dopo bisogna vedere se sono sbaglio o no. Però fin tanto che una squadra continentale corre oggi a un Gran Premio di Varciano di categoria Pro Series a livello superiore, come tutto, come sentimenti, come organizzazione, come accoglienza di tutti, e poi vedere il giorno dopo la stessa maglia magari che è stata protagonista nell'Arciano andare a fare una corsa nazionale. Ecco, questo qui è una cosa che probabilmente tanti organizzatori, anche a livello nostro, tipo Trevalli, tipo le corse italiane professionistiche, molte volte non si sentono di far partecipare le continentali. La nazionale sperimentale sarà presente? Ormai. Come sempre, Davide è un amico, Davide ci considera molto, e conta anche che noi, perché tutte le nostre corse sono ad invito, anche noi invitiamo la nazionale auspicando proprio che partecipi e che sia positivo il riscontro, e quest'anno avrà anche un po' di difficoltà perché ci sono tante corse dove corridori che potrebbero far parte della nazionale corrono già nelle corse del proprio team, non può fare una nazionale con gli stessi corridori anche se appartengono alla squadra ma non corrono, non possono partecipare a queste squadre qua. Pensa che noi abbiamo la Bahrain,
la De Kooning, corridori importanti, la Movistar, forse avremo la novità di Valverde, tanto per intenderci, ma diciamo i nomi li impareremo poi, ne abbiamo tanti, tanti, tanti importanti, la Bora, questa qui, ormai è già consolidata, mica l'Intermarche che sarebbe la vecchia da Mitchell & Scott, cioè con Yates, con questi corridori importantissimi, abbiamo la Trek Segafredo che viene in grande forza, amici miei hanno la sede a Bologna, pertanto diciamo che c'è anche un attimino di... sì, con Nibali e con Ciccone, è una squadra forte, poi queste squadre, la Stana che viene con una bella squadra, e, quando viene la squadra sono tutti buoni, cioè, c'è quello che primeggia, ma gli altri sono tutti buoni e fanno un grande richiamo. E poi oltre alle squadre diciamo professional che ho citato prima, ci sono delle squadre molto molto importanti, c'è l'Archea di Quintana, c'è la Bardiani, c'è la Zabù, c'è l'Euskaltel, Euskadi, una squadra molto importante spagnola che è sempre la nostra, diciamo così, consolidata, l'invito l'ha sempre avuto, la Caia Rural, insomma, la Gazprom quest'anno ha fatto uno squadrone che meritava di fare anche il giro a livello di atleti importanti che ha nel suo team. Poi dopo abbiamo anche la Novo Nordisk, siamo onorati di avere questi ragazzi che sono i diabetici che corrono e sono stati invitati, hanno accettato l'invito e siamo orgogliosi di poterli avere alla partenza. Per quanto riguarda le continentali ne abbiamo sei, sono le sei continentali che ormai fanno parte del nostro gruppo, nostro, mio e quello della Larcianese di Gabriele, perché c'è un'affinità di dare loro una continuità. Chiaramente ci sono altre squadre continentali che avrebbero anche piacere di venire, poi dopo il numero è quello, più di 25 non ne possiamo fare e 25 per 7 sono già 176 corridori. Mi deve capire che far gareggiare 176 corridori non è così facile per la sicurezza. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile per dare a loro la possibilità di correre sereni, questo qui è fondamentale. Perfetto, io vorrei subito ripassare la parola un attimino a Gabriele, ma per passarla io vorrei un attimino, mi aiuto leggendo, andare un po' siamo negli ultimi 5 minuti oramai, a rivedere la storia di quello che sono un attimino i presidenti per quanto riguarda quello che è stato il passato dell'Unione Ciclistica Larcianese. Infatti Nello Bonfanti, il fondatore dal 67 all'87, Piero Beneforti dall'88 al 92, Marco Meacci dal 93 al 99, Giorgio Leporatti nel 2000, Sibaldo Zipoli dal 2001 al 2007, Urbano Borgioli dal 2008 al 2015, nel 2016-2017 Bicci Fabrizio e poi l'uscente, qui noi rinnoviamo veramente ancora i saluti dal 2017 al 2020 di Acide Falasca. Gabriele, questa è veramente tutta la storia di quelli che veramente hanno dato un qualcosa con tutti gli amici, con tutti gli sponsor, con tutti i volontari, con tutto quello che voi volete per arrivare a un grande prodotto di livello. Ora, Gabriele, quali saranno i tuoi obiettivi? Perché amici, se non vuoi in maniera giocosa, ti ha tirato la frecciatina. Cosa vuoi fare tanto di più? Ecco un po' quello che è lì il cambiamento, no? Ecco, cosa ti piacerebbe fare, come lo vorresti vedere nei prossimi 5, 6, 7 anni? Allora, te mi stuzzichi un attimino, vuoi sapere tutte le cose subito? È tutto subito non si può sapere. Allora, adesso ti dico questo, portiamo a termine questo 43esimo Gran Premio Industria Artigianato con queste grosse difficoltà e con l'amicizia di Adriano Amici, che abbiamo fatto un grosso sforzo per portarlo a termine. La macchina organizzativa arriverà a portare al termine il 43esimo Gran Premio il 7 marzo, si rimetterà in moto per il 31 luglio per la gara, come ti dicevo prima, dei giovanissimi, però l'8 marzo c'è già qualcosa che bolle in pentola, perché qualcosa sta già bollendo in pentola, per il 2022 vediamo cosa ci sarà, ho delle grosse novità, spero di portarle in fondo, non l'ho neanche detto al mio amico Adriano, vabbè, che poi è quello che mi preoccupa, io dico, no?
e poi vedremo cosa, secondo me gli piacciono, però perché conoscendolo... Vedete, io riprendo la telecamera perché manca veramente ora 4 minuti, io con questo, vedete, il bello della diretta è questa cosa qui, io posso fare tanti errori, ma loro si sono andati a chiarire che in poche parole il presidente sa un qualcosa che Arena Mesci non sa, e ora qui viene fuori qua, Adriano, un casino. No, no, non è un casino, intanto devo dire che devo ringraziare anche i... oltre a loro di questa grande ospitalità, di questa opportunità che mi hanno dato da tempo, da tanti anni, anche i loro predecessori, la possibilità di poter essere presente, diciamo come tecnico, ma diciamo come amico in questa corsa. Ma devo dire anche che quest'anno noi ci siamo avvalsi di un personaggio molto importante che è Catasca, che è sempre in contatto con lui, che ci ha risolto tanti problemi già l'anno scorso col Covid, che è stato molto difficile a portarlo avanti, ha risolto tanti problemi e lo stiamo facendo anche con grande professionalità, con questo tipo di segreteria, anche l'Arciano, è vero che stiamo lavorando veramente molto insieme. Per il resto, cosa dire, questa è una marca che è una corsa che va avanti da sola, è consolidata, non c'è niente, da dire, non c'è niente, ogni tanto diciamo facciamo questo che è meglio piuttosto che questo, ci si confronta, mai uno ha fatto una cosa senza dirlo all'altro per confrontarsi, questo qui è il bello di questo gruppo, che ci siamo sempre confrontati e anche non abbiamo mai avuto degli scontri assolutamente. E la mia soddisfazione è di poter dire di aver dato un contributo abbastanza importante, di aver portato in diretta la televisione, anche quest'anno ci saranno dirette di 2 ore, veramente con tutti i mezzi RAI, e questo credo che io e il signor Baronti abbiamo lavorato per poter riportare di nuovo una diretta di alto livello all'Arciano, vista soprattutto in 100 paesi. Signori, questo è, sono un'ora del Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, il tempo sta per finire, io saluto il presidente Gabriele Varignani. Grazie. Il nostro partner organizzativo del gruppo sportivo Grazie Emilia, Adriano Amici. Grazie a voi. Io ringrazio TVL Sport e vi do appuntamento domenica, attenzione, 28 febbraio per il 59esimo Gran Premio Città La Torre. Saremo in live, sicché oggi statici, domenica però andiamo veramente a vedere qualche gesta e ci sarà da divertirsi con tanti ospiti. Di nuovo grazie per l'attenzione, qua da Toscana Sprint e TVL Sport è tutto. Grazie. Grazie a voi e a tutti, buona serata.